L'arte del vivere sta nel creare una rete di legami intorno a valori preziosi. Maria Lampa, iniziamo da qui per incontrarci tra le righe. Sì, perché io sono fortemente convinta che se noi crediamo in un valore e troviamo altre persone che credono nello stesso valore, questo inevitabilmente, in maniera naturale poi, crea un collante, crea una condivisione, crea un'amicizia, un legame, una collaborazione. Ed è questo il risultato ottenuto da 5 anni di esperienza di Incontriamoci tra le righe, perché ogni anno sono nate nuove relazioni, nuove collaborazioni, nuove amicizie, e questo serve socialmente, proprio perché rende la solidarietà, la condivisione, una cosa potente per il miglioramento della collettività globale, intesa proprio come mondo intero, senza confini, senza limiti, senza né razze né colori né politica. Un'intera giornata di festa domenica 20 ottobre a Castelfidardo Class Hotel, dove il filo conduttore è stata la condivisione. Lettori, autori, editori, giornalisti, operatori culturali, istituzioni, distributori, librari e artisti hanno condiviso la parola scritta. L'evento, come ormai da ben 5 edizioni, è stato magistralmente organizzato da Maria Lampa ed ha avuto importanti patrocini: il Comune di Castelfidardo, la Proloco di Castelfidardo, il Lions Club Castelfidardo e Riviera del Conero, la Cassa di Risparmio di Loreto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto, la Provincia di Ancona, il Comune di Ancona e il Parco del Conero. Non avrei immaginato, anche se lo speravo, che la cosa crescesse, perché come la quercia nasce da una ghianda, io speravo questa manifestazione diventasse una grande quercia, e lo sta diventando, perché sempre più artisti, autori si propongono per partecipare e vengono da tutta Italia. Anche oggi c'è gente di Bari, di Milano, di Como, di Bologna, Rimini, Perugia, e quindi questo vuol dire che l'eco si sta espandendo, e ancora una volta la dimostrazione che qualcosa ci lega al di là della distanza fisica e geografica. Nella giornata di oggi Incontriamoci tra le righe riscuote il successo che merita, però dietro a una manifestazione come questa ci sono tanti elementi, tra cui anche tanto coraggio, tanta grinta. Tanta grinta, tanto coraggio, un po' di incoscienza, tanti collaboratori, tanta gente che io coinvolgo in questa grande avventura, si innamorano. Questo che è bello, non è una manifestazione solo mia, io sono la coordinatrice, però attori, artisti come scultori o pittori vogliono mostrare i loro quadri, vogliono portare il loro messaggio dei legami, quest'anno dei legami di vita, attraverso la pittura, attraverso la scultura, attraverso quello che scrivono. Sono molto soddisfatta di questa condivisione collettiva. L'ingrediente fondamentale, diciamolo, è la passione. Sì. Se non c'è passione non si fa nulla, e credo che in questo momento storico quello che manchi proprio non è un discorso di crisi di soldi, questo esiste, però esiste la crisi della passione. C'è sempre meno gente appassionata che, anche se ha dei desideri, degli hobby, li nasconde nel cassetto, li soffoca e fa fatica a tirarli fuori. Questa è una manifestazione in cui chiunque può essere protagonista. E conosciamo una delle protagoniste di questa giornata, Smeda Shan, scrittrice e giornalista che racconta e intervista tantissimi personaggi, permettendo di conoscere il meglio delle marche pubblicando le interviste in Mondo Lavoro. La sua penna è un ponte tra lei e il lettore. Cosa succede solitamente dopo che i lettori hanno conosciuto storie raccontate con maestria, trasparenza e soprattutto tanto cuore? Sì, il mestiere del giornalista è quello di essere un ponte naturale tra le persone, tra chi viene intervistato e ha qualcosa da raccontare, e chi ha voglia di ascoltare, di scoprire, e attraverso i racconti dell'altro fare luce su delle piccole realtà del mondo che ci circonda che magari non avrebbe conosciuto altrimenti. Raccontare la Siria attraverso il racconto, l'esperienza dei profughi, che cosa significa per lei tutto questo? Ma è un qualcosa di molto importante, perché spesso quando si parla delle guerre si parla di numeri, si parla di movimenti di eserciti, e ci si dimentica che dietro alle guerre ci sono invece le persone. Quindi raccontare la vita dei profughi, raccontare le loro storie, significa dare voce a chi non ha voce, raccontare veramente quella che è la guerra degli ultimi e entrare dentro la sofferenza della popolazione, soprattutto delle donne e dei bambini, perché la maggior parte dei profughi sono proprio loro. E significa dare soprattutto un volto umano alla guerra, perché se umanizziamo questa situazione ci rendiamo conto che non è possibile accettarla né rimanere indifferenti.
Ancilla Tombolini, esperienza di insegnante, dirigente scolastico, sindaco, presidente Fondazione Carilo. Lei è da sempre una sostenitrice della cultura e dell'arte. Qual è il suo messaggio di oggi ad Incontriamoci tra le righe? Il messaggio importante da dare è quello che questa iniziativa ci invita alla riflessione. Viviamo in un'epoca in cui tutto scorre molto velocemente e in cui ci soffermiamo poco a riflettere. E invece questa iniziativa, proprio che passa attraverso le parole scritte, ci invita a concentrarci su noi stessi, guardando gli altri, leggendo e quindi a riflettere su quello che c'è di bello e di buono nella vita. Una manifestazione che aiuta a diffondere la cultura, perché senza cultura non si va avanti. No, senza cultura non si va avanti. Io penso che sarà proprio la cultura a salvare questa nostra epoca, che io considero abbastanza disastrata, dove tanta gente soffre perché forse non trova una collocazione ideale in questa vita. E allargando e promuovendo cultura, promuovendo arte, promuovendo la bellezza, forse si riesce a migliorare questo nostro tempo. Roberto Mancini, filosofo, che afferma che oggi c'è una crisi non solo economica, ma soprattutto del valore della collettività e solidarietà. Secondo lei una manifestazione come questa, che permette l'incontro e il confronto tra tante persone, è già un primo passo importante per il miglioramento? Direi che è un momento importante, perché restituisce la cultura, direi, alle persone normali, cioè cerca di costruire un confronto, un pensiero collettivo sui temi fondamentali della vita. Quindi mi pare che anche in questo modo, recuperando il rapporto con il libro, con la riflessione, con la narrazione, dia un'occasione a tante persone così di uscire dalla banalità, di entrare in un rapporto più autentico col senso delle cose. La cultura può aiutare, secondo lei, a migliorare il mondo in cui viviamo? Senz'altro, cioè la cultura è innanzitutto libertà, è anzitutto capacità di ripensare il mondo, di cambiare le cose, di trovare luoghi di incontro lì dove c'è una separazione, c'è un conflitto. Quindi direi che senza uno sviluppo culturale non c'è nessuno sviluppo umano. Giancarlo Trapanese vive in mezzo alle righe perché giornalista e scrittore. Ritiene che la parola scritta, oltre ad essere uno strumento di conoscenza, sia anche utile per unire le persone e creare legami. La parola scritta è qualche cosa che appartiene proprio al bisogno intenso di comunicare e di lasciare un segno nella comunicazione. Del resto, la tradizione storica delle prime civiltà, quando c'era soltanto il mezzo orale di espressione, aveva questo grande pregio di esercitare la memoria e il grande difetto di non andare oltre i limiti della memoria. Devo dire che la parola scritta ha segnato un cambiamento epocale nella comunicazione, perché ovviamente la comunicazione punto a punto, cioè da un soggetto trasmittente a un soggetto ricevente, è tipica della comunicazione verbale, mentre la comunicazione scritta ha iniziato la comunicazione punto a molti, e questo ha cambiato il senso proprio della comunicazione. Che tipo di legami si creano con manifestazioni e iniziative come Incontriamoci tra le righe? Ma io credo che questa iniziativa di Maria Lampa, che ha voluto, ha difeso, siano molto importanti, perché è l'occasione di tanti di vedere che poi i problemi di ciascuno sono condivisi, perché in realtà questo è il mondo della parola scritta. Sta vivendo un brutto periodo, come un po' tutti, ma la parola scritta sta pagando un pedaggio molto forte alla crisi e alla mancanza di valori. Credo che occasioni come queste siano molto importanti per ritrovare il senso e fare squadra. La sua ultima pubblicazione, La scelta giusta, dice che ciò che avviene dipende da una scelta che noi abbiamo fatto. E possiamo dire che Incontriamoci tra le righe è stata una scelta giusta? Senza dubbio, è una giusta scelta, perché si tratta di una scelta dettata dal cuore. È una scelta importante che io condivido, l'ho condivisa fin dalla prima edizione, sono stato a fianco di Maria per questo, e credo che il senso della giusta scelta poi ce lo dà la vita e quindi il risultato finale. Spesso facciamo delle scelte senza rendersi conto se siano giuste o sbagliate, o addirittura senza rendersi conto di star facendo delle scelte. Io credo che questa volta ci sia consapevolezza e positività in questa scelta.